quando Vlado ha cominciato a scrivere musica, soprattutto, dedicarsi alle canzoni. E il motivo della Batana e della pesca è stato sempre un motivo di ispirazione, di grande ispirazione, perché in fondo noi siamo qui sul mare, abbiamo sempre avuto la barca, l'abbiamo ancora la barca, e questo ci lega tantissimo, non solamente fra fratelli e così via, ma anche al mare e a questo ritmo bellissimo che il mare sa darci in tutte queste belle cose che ci fa scrivere, sia come canzoni e sia anche come parole, perché Vlado è anche l'autore delle parole e quindi della canzone come tale. Vorrei dire, sarebbe bello anche ricordare che tu hai scritto dedicato un libro premiato a Istria Nobilissima sulla Batana, sulle vele, su tutti i pezzi. Ad esempio, io non so come si chiamino tutti i pezzi, tu sì, invece li sai. Sì. Spunta il sole, spunta il sole alla collina, il tamburo, già. Vlado ha scritto anche un bellissimo libro dove ha raccolto tutte le nostre bitinade. La bitinada che ci siamo dedicati tutti e due sempre a questi nostri canti tradizionali, però lui in tanti anni ha raccolto sia le musiche e poi anche ha steso la parte scritta in partitura musicale di tutte queste, quante ce ne sono? Un cento? Un cento bitinade, cioè 100 canzoni cantate a bitinada. La bitinada che è una imitazione della musica suonata, cioè noi facciamo i mandolini, facciamo il contrabbasso, facciamo tutta una serie di controcanti, clarinetti, tutta una serie di cose che rendono questa nostra canzone, cioè viene accompagnata da un'orchestra che invece è a voce, non c'è nessun strumento, tutta a voce, tutta imitazione vocale. E Vlado è riuscito l'altro anno a fare questo bellissimo lavoro di raccogliere in un libro tutte queste canzoni che si cantano in bitinata, che è una cosa pregevole perché questo ha da rimanere come una cosa tradizionale. Quando lontano, quando lontano sarò da te. Mia poesia che ho, dopo una decina d'anni, l'ho fatta diventare canzone. Prima era una poesia che parlava di Rovigno, come l'ho vissuta io, una Rovigno che ormai già è stata cambiata, è completamente cambiata, non è più quella la mia nostalgia per una Rovigno, diciamo, che però io conosco in ogni dettaglio. Cioè, mi reputo tra quei fortunati rovignesi che hanno vissuto la Rovigno di un tempo e la Rovigno moderna, non senza rancore, perché purtroppo il turismo e i soldi cambiano moltissimo la nostra città. Vlado Benussi è un artista talmente completo, è un cantautore, è un cantante, è un poeta, è uno scrittore, è soprattutto un grande maestro di vita. E nell'ambito della comunità degli italiani Vlado Benussi ha veramente iniziato a fare attività fin da piccolo. Il ruolo importante che ha avuto è un ruolo da dirigente artistico nell'ambito della società artistico-culturale Marco Garbin, nella quale ha diretto sia il coro femminile che il coro maschile e il coro misto per molti e molti anni. Ma il ruolo che per me è più caro, secondo me anche a tutti i rovignesi, è il ruolo nell'ambito dell'attività con i più piccoli, ovvero con la sezione mini cantanti della comunità degli italiani. I nostri mini cantanti sono bambini che iniziano a cantare le canzoni della tradizione rovignese dall'asilo. Per cui quello che è più importante da dire è che Vlado Benussi ha insegnato a tantissime generazioni di bambini tutte quelle che sono le nostre bellissime tradizioni canore. Anch'io sono stata allieva di Vlado Benussi.
come mia figlia e come mia sorella e così via, siamo cresciuti con queste canzoni. Invece di cantare altre cose, noi canticchiavamo la Via Ciabattana, l'Ivensun Parli Casale e così via. Ogni ora di musica, ovvero di mini cantanti alla comunità, era un'ora di festa, quindi lui era non un maestro, era il maestro con la M maiuscola ed è veramente una persona di grandissimo cuore che si è fatta voler bene veramente da tante tante generazioni di bambini. Vlado è stato e ancora oggi un grande pilastro per Rovigno, per il canto rovignese. Ascoltarlo ci viene il pel d'oca, si dice in rovinese, ci fa sognare, tornare nel passato. Pensare mi viene anche il groppo in gola, diciamo noi rovignesi, ne fa tornare in brio, mi emoziono. C'è un altro pacco di canzoni in rovignese, di cui ne sono l'autore, e queste qua, diciamo, ecco, sono nate nei più svariati posti, sono proprio veramente delle gioielli che nascono per ispirazione diretta, cioè c'è qualcosa che in quel momento mi ispira, posso essere fuori all'aperto, ecco, ad esempio ricorderò Asturago, un'isola di Rovigno, eravamo in campeggio con la chitarra, naturalmente, c'era una canzone che mi ricordo di un cantante nostro croato in voga e che faceva così qualcosa. Mi so che è una canzone di un cantante croato e noi invece, ma solo ispirati dal verde, abbiamo Asturago, Asianikinu Ago, solo somiglia un pochettino, ma la canzone, ecco, è stata ispirata da quella canzone e poi è venuta fuori con l'isola di Asturago. Poi sono diventate canzoni l'isola di Figarola, tantissimi altri posti di Rovigno, la Lanterna, il Farai, insomma tutto momenti idillici che non si sa come, è una cosa magica. Mie tia Pasqua, in silenzio. Vlado mi sono conosciuta proprio grazie alla musica. Lui suonava e ci siamo conosciuti, ero affascinata della sua voce, del suo suonare. E poi di là è nato l'amore più grande, quello che è la musica. Si fanno molte cose insieme, si compone insieme, si canta insieme, la chitarra viaggia sempre con noi, se andiamo al mare la chitarra è con noi, così tutti ci conoscono per il fatto che dove vai hai la chitarra, no? Perché è già una tradizione. L'insegnante Vlado Benussi di formazione è insegnante di fisica e di lingua italiana, se non che nella nostra scuola da sempre, da 40 anni a questa parte, è conosciuto come il maestro Vlado e il suo lavoro importantissimo per la nostra scuola e per la nostra comunità in senso lato spazia dalla musica alla lingua, alla letteratura, in tutti quei campi appunto che toccano il recupero delle tradizioni. La nostra scuola ha, diciamo, quasi l'obbligo, perché è l'unica scuola italiana a Rovigno, di mantenere il dialetto rovignese, perché come sappiamo tutti i dialetti stanno estinguendosi pian pianino e anche il nostro sarebbe un grande peccato perderlo, per cui rimanghiamo tra le vecchie storie come questa che è stata scritta apposta per la nostra scuola da un grande poeta rovignese, Giusto Curto, e rimangando appunto, ecco, ai bambini è piaciuta subito. Dita sapulentona, e non lo dico per far stravidi, la mea pulenta la fa licare didi. Mi son samicella polastrina. Dita, il nostro dialetto appartiene a una gamma di dialetti
innanzitutto che sicuramente hanno a che fare con Venezia, però è addirittura per certe cose anche pre-Veneto e si chiama Istro Romanzo, dunque direttamente proviene dal, è un dialetto neolatino come le lingue francesi, spagnolo, eccetera. Peccato che Dante non è passato per Rovigno, perché sennò scriveva la Divina Commedia in rovignese. Parlo a casa l'Istra Veneta e ho deciso di iniziare a fare il dialetto rovignese perché anche mio nonno sapeva farlo e quando è venuto a mancare, allora, per continuare la tradizione. A me l'insegnante di musica, Vlado Benussi, mi vuol dire tanto perché mi ha insegnato una lingua che da sempre si è parlata nella mia famiglia e mi ha insegnato molte cose, non so, suonare il mandolino, che anche mio nonno, che per fortuna non sono riuscita a conoscere, suonava, e io volevo tramandare questa tradizione. Vlado ha continuato sempre su questa linea della ricerca e anche valorizzazione, infatti ha scritto due libri, uno dedicato all'inno rovignese popolare, la Vecchia Battana, e l'altro alla Bitinada, che ha elaborato nei vari suoi aspetti. Quindi io direi che nel caso suo, oltre che un amore, direi che è una passione verso la tradizione musicale rovignese, ma non soltanto la tradizione musicale, io direi la tradizione culturale del nostro popolo, che è molto ricca. Lui una persona riconosciutissima e molto apprezzata non solo dalla comunità nazionale italiana ma anche da tutta la maggioranza. Penso che voi non possiate andare a fare un giro a Rovigno e chiedere se qualcuno sappia chi è Vlado Benussi, credo che non troviate una persona che dica no, non lo conosco. È praticamente conosciuto da tutti quanti e dovrei dire anche molto ben voluto, tra l'altro. Dunque, parte della mia produzione artistica è legata alla poesia. E mi piace ricordare una poesia che è legata a mio figlio, di cui leggerò alcuni versi. Creatura, catinassi a pian, e a pian ti crissi in me, come poesia e musica, da sempre mie compagne, da giogo e sfugo dell'anima. Ma mio padre è stato sicuramente un esempio di vita, col suo modo di vivere la sua passione. Mi ha insegnato che nella vita bisogna fare quello che si sente nell'anima di fare. Sicuramente il suo lavoro che sta facendo, la raccolta e la scrittura di canzoni e di poesie faranno della tradizione rovignese e daranno un futuro. Penso che la vita senza musica non sarebbe quello che è e sono contento di aver donato alla città, ai miei amici, ai miei scolari e soprattutto anche ai miei familiari, di aver dato anche a mio figlio la voglia di suonare come noi. E diciamo che è presente sempre, soprattutto quando siamo soli mi e ti con Biba, ecco, possiamo cantarla anche. Non vedemo se la gente passa e guarda per